in collaborazione con Giannone Sport. Cari amici, buonasera, mercoledì 3 giugno, benvenuti a Piemonte in Corsa, puntata numero 322. Grazie subito ad Alberto Mola in regia che ci condurrà per mano per tutta la serata e Gianni Rossi, detto John, alle telecamere. Bene, subito passo a presentarvi l'ospite perché questa sera per me è una serata importante. Dopo anni di corteggiamento da Robilante è giunto Marco Olmo. E tanto per dirvi chi è questo bell'ometto, è professione runner, specialità ultra trail, dove ho ottenuto tanti successi. Ne cito qualcuno: vittoria nella Maratona del Deserto, 98. 899-2000, 4 vittorie nella Coppa del Deserto, 2000-2001, 2002-2003, 3 volte bronzo nella Marathon de Sable, 96-97-99, sempre primo degli italiani, 2 vittorie nell'Ultra Trail du Mont Blanc, la gara di resistenza più dura al mondo, nel 2006 e 2007, all'età di 58 anni. Adesso ve lo svelo subito, ne ha 67, dico bene Marco? Eh sì. E molto altro ancora, che comunque lo diremo nel corso della puntata, però ci pare che basti per definirlo, poterlo definire un mito della specialità. E tra l'altro questa sera ci onora della sua presenza proprio per presentare in occasione della presentazione della una gara a lui intitolata. Capirete, quando in genere si dedicano le gare a Memorial, lui invece ha una gara tutta per sé da vivo, pensate, e non è da tutti. Ecco qui, questo è il volantino e si intitola Sui percorsi di Marco Olmo, ovviamente. Marco, com'è nata quest'idea? Ma un po' di ragazzi, i miei fans lì di Robilante, che ha fatto una associazione sportiva per la mia 20ª Maratona del Sable come festa, diciamo, tra virgolette, perché poi devo correre, non sarà una gran festa. E hanno deciso di fare questa gara, mi hanno chiesto un po' di consigli sul percorso, come farla e tutto. Abbiamo deciso di fare una cosa normalissima sui 15 km, 15,3 per la precisione, con poco dislivello, e 800 metri, 830 di dislivello, non quelle gare molto impegnative, una gara per tutti, sentieri, strade molto facili, più che sentieri, sono gran parte piste forestali. Ma è stata una scelta degli organizzatori, scelta tua, quella di farla un po' più facile? Ma diciamo che di gare impegnative ce n'è già molte, lunghe ce n'è molte, o si fa una gara di 500 km, altrimenti non è inutile farla lunga. Quindi si fa una gara normale, il pranzo, una festa, si sta assieme. Tra l'altro dovremmo avere anche, chiedo Alberto in regia, se c'è la foto del tracciato, e così almeno, questo è il pettorale, ovvio, è dedicata a te, è logico che ci sia subito già il pettorale. Però il tracciato ce lo vuoi svelare? Che lo vediamo qui in Il tracciato è molto ondulato, non è una salita unica, non è una discesa unica, c'è una salita, una rimonta, una ridiscesa, un pianoro, varie rimonte con dei vari pianori, una discesa, la più lunghetta sarà di 1,5 km, poi ci sono dei pianori, leggera discesa, poi una risalita che chiamano la salita Marco Olmo. Già. E quindi ci sarà un pezzo abbastanza duretto da marciare, tipo marce alpine che si facevano in Val d'Aosta, dritto su sotto i castagneti, niente di impegnativo, nessun sassone, niente di... Ecco sì, perché l'impegnativo, secondo il tuo dizionario, sarebbero i sassoni. L'impegnativo sono dove ci sono quei sassoni, scivoloso, scalini, mulattiere impegnative, lì da noi sono difatti... Non si è chiamata sui sentieri di Marco Olmo perché sentieri praticamente ce ne ben pochi. Quindi arriva uno e dice: come sentieri? Qui sono tutte stradine da trattori e le chiamate sentieri. Allora non si fanno queste cose. Sui percorsi di Marco Olmo. Ecco, questa finezza non l'avevo colta. Bisogna stare attenti perché sennò poi ti trovano da dire. Sì, il regista intanto, Alberto, sta mandando così a caso delle immagini, tanto per rendere un po' l'idea chi è Marco Olmo. Ecco, allora ritornando alla gara, perché in questa prima
parte, in questo primo blocco della trasmissione, che dico subito tutta, a salvo i risultati che le diremo nella terza parte di domenica scorsa, è tutta dedicata a te, perché sono in moltissimi che mi chiedono sempre, mi hanno chiesto, ma perché non inviti Marco Olmo? Diciamolo subito, ti muovi raramente così per svago dalla tua Robilante. Perciò sei venuto a Torino questa sera e ti ringraziamo moltissimo, perché so che ti è costata molta più fatica di fare una Marathon des Sables. No, una maratona più faticosa. Più faticosa. Beh, a parte il fatto che da Portanova qui sei venuto a piedi, va bene. Tanto per. Allora, torniamo alla gara. 15 km 300, si parte alle 9.30 da Piazza Regina Margherita, in centro paese. Del paese, e si conclude presso il centro sociale Luigi Buzzi. In questa gara approvata FIDA, sì, tutta l'approvazione, perciò è organizzata dalla Val Vermenagna Buzzi Unicem, è una festa dello sport, ci pare di capire. Questa è la prima edizione, ma c'è già in mente poi di fare la seconda? Ma non so, se si farà ancora non facciamo come fanno tutti che allungano le gare, la terremo così o se non va bene la faremo un po' più impegnativa e magari più corta. Ma cosa ti aspetti da questa gara? Quanti pettorali, quanti pensi di vendere, non di venderne tu ovviamente, gli organizzatori, quanto pensano? Ma ci sono un po' di gare in giro, poi è periodo di comunioni e tutto, comunque un 200 più o meno ci sono già adesso. Fino ai 300 abbiamo le calze Marco Olmo di un mio sponsor nel pacco gara, oltre al resto. Se ci sarà oltre 300, ma non penso, non ci saranno più le calze, quindi... Ma è facile da poi da amministrare su quei, come dici tu, allora, non tracciati, non sentieri? Allora, come si chiama adesso, single track, non esiste. Ah. Quindi sono tutti posti che passano due o tre persone a fianco. C'è un chilometro di strada asfaltata larga 5 metri, non so, quindi si allunga. Poi c'è una strada per fino alla fine della prima salita che si passa in 2-3 dappertutto. Quindi dopo 3 km e mezzo, una salita di 300 metri, penso che 200-300 persone si allunghino, che non c'è nessun ingorgo. Tu mi hai detto prima single. Ormai i sentieri si chiamano single track. Ah, capito. Ormai noi siamo fuori. Scusami l'ignoranza, ma sei... No, sono ignorante anch'io, no, perché l'inglese non lo so. Cittadin. Sono abituato all'asfalto. No, però ormai il sentiero non si usa più, single track. Single track. Se non metti qualcosa di inglese... Che vuol dire che ci passa solo una persona. Single. Ed è caratteristica proprio della montagna, sì. Perché diciamo che... se devi già andare sul Monte Soglio penso che sia single track. Sì, i sentieri sono single track. Basta dire sentieri, dice una parola sola. Esatto, sentiero, giusto. Ecco. Io l'ho provato solo una volta, ho visto la Madonna, basta, mi è bastata per tutta la vita. Le iscrizioni sono ancora aperte o si chiudono? Ma le iscrizioni, visto che sono qui, penso che si chiuderanno, perché qualcuno magari vede questa trasmissione stasera e penserà di venirci, speriamo. No, saranno aperte, se ci sono dei pacchi gara, fino a domenica mattina, alle 8 o cosa, se no si esauriscono i pacchi gara. Ecco, pacco gara, i classici con dei gadget? Sì, dei gadget e in più un paio di calze Marco Olmo che fa un mio sponsor. Che però fino a 300 ci siete? Sì. E poi, allora affrettatevi, ci sono ancora un centinaio di calze. Poi c'è la... Addirittura sul posto ci sarà la possibilità di fare la doccia, mangiare insieme? Sì, lì c'è il centro sportivo Buzzi Unicem, ci sarà il posto di fare la doccia, cioè abbiamo il catering per il pranzo, cioè hanno, io dico abbiamo, ma sembra già quelli del calcio che dicono abbiamo vinto, no, sono loro che lo fanno. Ma a Robilante hanno fatto in precedenza altre gare? C'erano state altre gare, organizzazioni? No, si facevano delle corse così non competitive parecchi anni fa, poi adesso ne fanno una da un po' di anni, una sera, quella non competitiva a 6 km, diversamente no. Lì ci deve essere una natura incontaminata oppure già anche lì è un po' annacquata dalla civiltà? Beh, la civiltà c'è dappertutto, infatti corriamo su strade. Più o meno, stradine. E lo farai anche tu, piste, ovviamente. Correrai anche tu con che spirito? Agonistico o
partecipativo? Vedremo, agonistico, il mio agonistico ormai è partecipare, ormai sono tagliato fuori dalle prime posizioni sia per l'età sia perché non sono veloce, ormai ci sono atleti molto, molto forti sulle gare corte. Ma, quindi non... Scusa Marco, tu mi dici alla tua età sei tagliato fuori, qui ci sono 5 categorie maschili dal 95 al 1936, perciò se ci sono 5 categorie, 4 femminili dal 95 al 36, sono premiati i primi 5 di ogni categoria con materiale e premi in denaro e anche poi le prime società, prime 3 società, anche qui le società, occhio che ci sono dei premi. Perché mi dici non sei competitivo? Ci sono, o sei come Carlo De Giovanni che lui sta facendo una crociata contro le categorie. Lui dice lo sport è fatto di un vincitore e di un ultimo. Perciò tutte queste categorie che hanno messo e che, delle quali ne beneficiano molti. Ma fino ai 40 anni sono esagerate, sotto i 40 anni le categorie sono esagerate. Io comunque lì rinuncio al mio premio di categoria, essendo ancora il coro in casa, anche se tiro, non prendo il premio. Mi sembra giusto, visto allora, che la corsa è per me. Tu sei categoria 65 in pratica. Sì, oltre di me ci sono più... Allora, occhio ragazzi, ne avete uno in meno di sicuro davanti. Ecco, però cosa ne pensi tu di questo frazionamento? Sai benissimo che la corsa in montagna una volta penso sì, arrivasse fino a 40, oltre 40, un'altra categoria e basta. Sì, ma una volta c'era, oltre 40 c'era pochissima gente, adesso c'è gente di 60 anni, 55 che va fortissimo e che però non può competere con un trentenne o un quarantenne. Io ho visto il mio declino, difatti io dico sempre voi correte per migliorare, io corro per peggiorare di meno, mi alleno per peggiorare di meno. Quindi non si può mettere, forse ci sarebbe adesso con tutti questi studi che fanno e tutto, vedere quanto perde una persona e non fare le categorie ma dare un handicap. Come fanno in atletica è così. In base all'età, così il primo, non sa se è il primo, perché può esserci un settantenne che ha tanto handicap e lo batte. In atletica sarebbe così. Anche interessante. In atletica fanno già così. Cioè in pratica valutano la prestazione del singolo, in più moltiplicano con un coefficiente. Sì. Se il settantenne in coefficiente è migliore, a me era capitato addirittura di fare secondo in una maratonina, in una mezza maratona, col coefficiente, però non avevo vinto. Però vi faccio vincere, un minutino di pubblicità, aspettateci che questa sera è mitica. Ben ritrovati mercoledì 3 giugno e siamo in compagnia del mito Marco Olmo. Adesso 67 anni, te l'ho già svelato prima la tua età, però sei un mostro sacro per gli appassionati di corsa estrema. Hai cominciato tanti anni fa, l'hai siglato con questa frase, sono arrivato sesto su 7 solo perché l'altro aveva sbagliato strada e avevo 27 anni. A quell'età in molti hanno già smesso. Io ho continuato. Ecco. Beh, a quei tempi era un po' così, perché la corsa, lo sport era o da professionisti o se no da perditempo. In effetti al mio paese ero abbastanza deriso da tutti i pensionati che ciondolavano in giro, ti vedevano andarti a allenare, ti ridevano dietro. Mi sono anche fatto dei nemici perché a volte rispondi anche malino. Sì, capitava anche qui a Torino. Capitava Piano, anche qui. Adesso no, non sei. Adesso no, non adesso, sei in se non adesso metti a correre. Ecco, ma è cambiato tutto. Io uscivo di casa al mattino presto alle 6 per andarmi a allenare, ti sto parlando di 40 anni fa, e mi nascondevo. Se incontravo qualcuno per la scala mi fermavo perché era una vergogna allora. E tu hai percorso lo stesso stato d'animo, sì, mi fa sì, capire. Così. Forse, anzi, tu eri arrobilante. Nei paesini ancora peggio. Penso, anche se sei nato, l'anagrafe lo dà ad Alba. No, ma sono residente arrobilante dalla nascita, quindi. Ecco, e poi, allora, di lì hai cominciato. Poi, tra l'altro, la tua filosofia è, se non sbaglio, io ho sempre corso per battere me stesso. A volte mi è capitato di battere anche gli avversari.
come sempre modesto, accidenti, qua sei da Vogue proprio. Lì mi hanno fatto una copertina con lo smoking. Beh, noi non te la facciamo così, però sei molto più apprezzato dai nostri telespettatori. Ecco, dicevo, la tua filosofia è anche questa allora? Ma il core è un po'... Io sono nato nel primo dopoguerra, quindi ho passato quello che Nuto Revelli chiamava il mondo dei vinti, che abbiamo abbandonato i nostri casolari, le nostre due mucche per finire in fabbrica. Quindi anche quella è una cosa di riscatto, perché abbiamo perso nel bene o nel male, poi bisogna sempre fare tu una media. Fino a che età hai lavorato? Io ho fatto la campagna fino ai 20 anni, poi mi sono messo a fare il camionista, poi ho fermato alla Buzzi Unice, mi è finito in cava alla Buzzi Unice. I camionisti vanno forte, perché il mio avversario, Carlo Marino, è una bestia come avversario. Ma ai miei tempi i camionisti erano tutti un po' panzotti. non me ne vogliano. No, anche adesso, insomma, anche i conduttori di Pullman, ci sì, sono sì. Molti podisti che però loro non hanno la pancetta, però hanno l'ernia del disco magari. Comunque, digressione, hai cominciato a 40 anni in pratica a affrontare una filosofia strana, quella di fare delle competizioni, io chiamo estreme, tu invece obietti qualcos'altro, non ma sono estremi, Marathon de Sable. Questo è iniziato a 48 anni, sono arrivato lì. Ah. Grazie all'Invicta qui di Torino, quei tempi che aveva deciso di fare una squadra alla Marathon de Sable per testare degli zaini. Prima di questa Marathon de Sable, le tue corse, devo dire corse o gare, dove si svolgevano? Buona parte in provincia di Torino, perché io correvo con la Comunità Montana Alta Valsusa, ho corso poi con la Valsangone. Questa è tua moglie? Questa è mia moglie. Poi mi sono spostato a fare gare nel deserto e sono andato a correre con la Ruota Chiusani, che era sponsorizzato dall'Invicta a quei tempi, quindi l'abbinamento Invicta Ruota Chiusani che mi sponsorizzava. Poi sono rimasto lì, anche se l'Invicta è defunta. Penso che ti sia trovato bene con queste gare, perché con quest'anno è la 20ª Marathon de Sable. Sì, uno comincia, poi dice non ci vado mai più perché è troppo dura, dopo 15 giorni comincia a pensare per l'anno prossimo. E funziona così. Me lo diceva anche Marco Gozzano, anche che... Sì, siamo amici. Siete amici, perché lui ci è venuto... Siamo conosciuti lì. Ne ha fatta una, mi ricordo l'avevo ospitato tanti anni fa in una rete televisiva e aveva portato anche i cimeli. Mi spiace di non aver pensato se potevi portarmi, aveva portato il cappellino, i due spusin, cioè due scarpe che veramente erano non più degne di essere chiamate scarpe. Sì, ma ci sono delle foto che ho visto passare lì che c'è tutto, quindi non è il caso di fare il manichino qui. Ma dimmi un po', come fai, che la tua filosofia per poter, qui anche tra l'altro vediamo le pagine di una rivista che ti dedicano infiniti articoli, qual è il tuo approccio a queste gare? Come fai ad approcciare, sono sei giorni, parlando della Marathon de Sable, sei giorni? Sono sei tappe e un giorno di riposo, sette giorni, perché dopo il tappone c'è un giorno di riposo, che quelli che vanno piano impiegano due giorni a fare il tappone. La notte, come la passate? Ma il tappone per me finisce verso le 10, 10 e mezza, dipende dagli anni, che ci fanno partire a mezzogiorno, quindi quest'anno era 91 km, quasi 92, sono arrivato alle 10 e 20 di sera. I primi arrivano, diciamo, quasi col sole, perché vanno molto più forte. E gli ultimi arrivano l'indomani, impiegano magari 26 ore, 30 ore. Quindi è di nuovo ora di partire, poi. Difatti quelli non hanno il giorno di riposo, hanno una notte di riposo. Mamma mia. L'alimentazione, come la mettete? Il bere, l'alimentazione? Ma il bere non c'è problema, perché loro danno acqua ogni 12-13 km, 10 a volte, una bottiglia d'acqua. Poi ne danno al campo, alla partenza, e, insomma, non c'è problema d'acqua. Non c'è problema. L'alimentazione? L'alimentazione... Si portano liofilizzati, barrette o gel durante la gara. Ma sempre per sei giorni vivete con queste cose o avete poi una cena? No, niente. Non abbiamo la cena. È autosufficienza alimentare, quindi. E riuscite, c'è uno sbalzo di temperatura ovviamente dal giorno alla notte, riuscite a riposare?
da 38 di giorno, 40 certi anni, a 10-12 la notte a volte. Mamma mia. E bisogna essere particolarmente temprati, per chi si volesse ritirare? No, basta avere un sacco a pelo buono. Chi si ritira adesso, ultimamente in un giorno lo portano via, lo portano in città e finisce lì. Una volta stava lì a carico dell'organizzazione, adesso per motivi che hanno molta gente non riescono poi a gestirli, è un disturbo, quindi quando hanno 5-6 ritirati lì. Ma come ti spieghi il successo di queste manifestazioni? Io dico estreme e tu controbatti. Che... L'estremo è una cosa che uno, non so, l'estremo è una cosa da farsi male, per me l'estremo è questo, diversamente l'estremo, non ha niente di estremo, è una gara più sicura che mai. Beh, ma penso che sia tanto soggettivo, perché se io mi metto lì dentro, per me è estremo. Intanto lì dentro, un po' di anni fa, un francese ha preso un infarto dopo 3-4 km dalla partenza della tappa maratona. Sono arrivati subito i medici, hanno messo in coma farmacologico, caricato con un elicottero, portato a Racidia. Da Racidia ha portato su a Tolosa, nella città vicino a lui. Se mi venisse un infarto mentre mi alleno, non sulle montagne, ai giardinetti, rischio molto di più. Anche qui il mitico Marco Olmo. Poi ci sono medici, quest'anno su 1300 partenti c'erano 73 medici. 1300? Quindi c'era un medico ogni checkpoint, o forse di più. Medici che vanno avanti e indietro, all'arrivo c'è la clinica, c'è il pronto soccorso se è solo bisogno di benda, danno appuntamento per le vesiche, al mattino chi ha problemi va là, si sistema le vesiche alle 6:30 per partire per la gara. Fanno di tutto per sistemarti, da farti finire la gara, non fanno niente per dirti togliti da qui e ritirati. Vesciche, a me che una vescichetta piccolina mi mette già in crisi, come fate allora, a guarire dalla allora vescica? Non devi andare alla Marathon de Sable, perché lì io non ne prendo vesciche con questa fortuna, parte... C'è un segreto oppure? Ma forse ho la pelle tipo gli elefanti, che non su dei piedi, ho pochissimo, quindi i piedi non si disfano. Hai fatto 20 maratone del sabato. Qual è che la più bella, quella che ricordi con più piacere e quella che invece non vorresti ricordare? Beh, la più che ricordo è la prima, perché mi è rimasta impressa, anche perché poi l'ho sognata per tutta l'estate, essendo ai reduci del Vietnam. Quella che è stata brutta è stata nel 2000, che ho dovuto abbandonare per un problema intestinale a causa del cibo che si era variato. E quindi un po' però diciamo su 21 non è che sia poi tanto male. Sei perfettamente in media. Sei a posto. Ecco, io ti leggo un po' di quelle che saprai tu, manifestazioni che... alle quali hai partecipato. Marathon del Sable, ne abbiamo parlato adesso, poi la Desert Cup, 168 km nel deserto giordano, la Desert Marathon in Libia, la Maratona dei 10 Comandamenti, 156 km sul Monte Sinai, e poi la Martinica, in Martinica nel Tible Ride, che ti sei piazzato quinto, e poi hai partecipato anche alla Badwater Ultra Marathon, la famosa nel deserto della California, 135 miglia non stop tra la Valle della Morte e le porte del Monte Whitney. Tra tutte queste, qual è la più dura? Che hai trovato più dura? Le gare possono essere dure per diversi motivi, per il caldo tipo la Badwater, e per l'asfalto, perché allora era tutto asfalto, adesso mi pare che facciano dei pistoni, degli sterrati. Può essere duro per i quadricipiti, tipo il Monte Bianco, per le discese, che sono 9.000 metri da salire e scendere. Può essere duro per l'autosufficienza, tipo la Maratona del Sabato, che bisogna partire con un zaino di 7 kg. Quindi le gare hanno la durezza un po' a sé, come la bellezza. Qual è la gara più bella? Non lo posso dire, perché una gara può essere bella per diversi motivi. Cioè, ognuna ha le sue caratteristiche, in positivo e in negativo. E tu, quella che però tra tutte queste, qual è quella che ti dovessero chiedere? Qual è la tua più bella gara che ricordi tra tutte queste? Anche lì, per il paesaggio, sicuramente l'Acacus in Libia. Per l'accoglienza del pubblico, il Monte Bianco, perché si parla di 40.000 persone al mio arrivo, mamma mia, intorno a Samonì.
Per il paesaggio alpino, diciamo il Cro-Magnon, perché si parte da Limone, si arriva a Cap d'Ail, quindi si attraversano vari ecosistemi, varie culture diverse, si attraversano le Alpi, si arriva al mare. Insomma, è difficile dire qual è la... Beh, allora, noi facciamo così, diamo a Marco Olmo un minutino di pubblicità adesso e poi parliamo dei risultati, così nella quarta parte approfondiremo questo lato di Marco Olmo. Minutino. Ben ritrovati cari amici, mercoledì 3 giugno, siamo in compagnia di Marco Olmo, però adesso veniamo ai risultati di domenica scorsa, c'è stato il Gran Premio Le Fornaci a Beinasco e ci sono le immagini di Silvano Ferraris, 519 classificati più un centinaio di non competitivi, insomma un bilancio abbastanza soddisfacente, anche se Ariotti mugugna sempre, sempre malcontento, via. Ha vinto il tranese Youssef Sbai, ancora lui in 35-41 sui circa 11 km davanti al chivassese Marco Dassetto, 36-35 e al master cussino Roberto Catalano, 36-38. Al quarto posto Rudy Albano del Bolgaretto, primo senior, seguito dai compagni Nicola Grieco e Salvatore Ciantia. Categorie, Salvatore Ciantia che è il primo 45, 14° assoluto il tranese Maurizio Marzullo che è primo 50, le altre categorie 55 Antonio Pezzano, Borgaretto, 60 Gennaro Castellaneta della Tranese, 65 non poteva essere che Gino Azzalin del San Michele, nei 70 Carlo Marino del Baudenasca con uno sprint micidiale su Angelo Zagami del GSPT, nessun problema per Piero Ramondetti fra i 75 e fra gli allievi l'astigiano Francesco Regis, tra le donne dominio di Federica Scidà del Runner Team in 41-11 davanti a Camilla Calosso Sispor 44-01 e Elisa Sartoretto del Borgaretto 44-15. Le categorie a Katarzyna Kuzminska della Canavesana dell'F35, Grazia Cammalleri Tranese 45, Nadia Dalben Tranese 65, Domenica Sorbara Chierese 55, Marialda Manzoni dell'ATP delle 60, Concetta Carè Michelin 50 e l'allieva Elisabetta Collino Valpellice. Finale regionale dei CDS ragazzi a Novara, vince Sisport FIA nel femminile, SAF Atletica seconda e Splendor Cossato terzo. SAF Atletica invece al primo posto nel maschile, seguita da Atletica Ivrea e Vittorio Alfieri Asti. Sebastiano Scuderi ci manda questa notizia, 43esima edizione della Firenze Faenza, 100 km del passatore. Mai fatta Marco? No. Mai fatto? Troppo piana? Non sono d'asfalto. Non è d'asfalto, ecco, non è perché ti stavo dicendo, piana no, ma è l'asfalto che non... No, litighi con l'asfalto. Allora, dicevo, 100 km del passatore che ha visto al via da Firenze 2309 atleti, impressionante. A Faenza sono arrivati in 1894. Ha vinto per la decima volta, aggiudicandosi il titolo italiano di ultramaratona, il 43enne Giorgio Calcaterra, 7 ore 08.04. Due gli argenti piemontesi, la vercellese Sonia Ceretto, sesta assoluta e seconda 40 in 9.10.22. Silvio Bertone del Giannone Ranni, sesto assoluto e secondo M45 in 7 ore 33.54. Quarto posto per la novarese Ilaria Balletta, F23, Maria Grazia Montabone del Giorivera, F60 e Marco Ghilardelli Olimpia Runner M23, oltre al quinto posto di Daniele Gaido del Volare M50. A Castenaso nei campionati nazionali WIS dei 10 km, titoli per Bruno Bianco della Barriere Bairese nei 60, Patrizia Signorino Venaria nelle F40, Luca Savarese Junior del Venaria, Vincenzo Cinus dei 65, Kral GTT e Claudia Danielis F70 del Kral Regione. A Oglianico gara del campionato WISP, l'austano Julien Baudin, l'ho detto in francese, ma è Baudin, vince davanti a 368 classificati. Secondo Davide Raimondo del Forno, seguito da Vezio Bozza del Durbano Gas Energy. Fra le donne domina la tranese Federica Arnone su Maria Rosa Erario dell'Eini e Mirella Bioletti Cafasse.
a Bianca, il Memorial Luciano Curnis, ah, mamma mia che papera, è proprio la vicinanza di Marco mi mette in soggezione. È stato vinto da Tiar Abdeladi del Val Seriana davanti a Edward Young del Val Chiusella e Juan David Orozco del Monte Rosa. Tra le donne domina Laura Fornelli ATP su Elisa Terrazzino Monterosa e Chiara Domatti del Pont, 227 classificati. Vi ricordo, questo è il filmato di Beinasco, Gran Premio Le Fornaci. Alla Lugnacco in Notturna, 286 classificati con successo di Alessandro Boschis del Gio Rivera davanti ad Alessandro Nicco Pont e Andrea Pe, anche lui del Pont, al pari di Laura Paganone che vince su Mirella Violetti del Cafasse e Jenny Garda del Pont. A Valdengo 110 classificati nel Memorial Primo Braga vinto dalla coppia Braga vinto dalla coppia del Candelo, Alessandro Pisani e Valentina Menonna. Devo dire che ci sono state tante manifestazioni, anche ieri 2 giugno, la Corri con Samuele, ce l'ha mandato Luigi Ruras questa notizia, 338 non competitivi, 312 gara WISP, cioè i competitivi, e di questa non lo sapevo neppure che fossero anche competitivi. Comunque ha vinto Luca Cerva del Forno e Antonella Gravino dell'Equilibra Runner Team, in tutto 650 partecipanti in una gara che era classificata come non competitiva, invece poi si è rivelata competitiva. Non abbiamo l'ordine d'arrivo, comunque ve l'ho accennato adesso ai vincitori. Ecco, Marco, tu corsa in, a parte su asfalto, però ti avevo incontrato anni fa a Villarbassa in occasione della riedizione della Tre Fontane. Ero lì come ospite, volevo quasi correre perché potevo anche correre, però mi hanno detto di fare l'ospite. Sì, perché tutti i limiti. No, fino ai 10, anche qualche mese l'ho già fatta, però non le preparo e le fatico molto, mi distruggo le gambe. Ma ti distruggono le gambe sulla spalla? Perché è molto più veloce, devi fare tutto un altro ritmo di quello che fai in montagna o in salita e discesa. Degli infortuni gravi, non fratture, no. Cadute, sto parlando di usura classica, sono tanti anni. La vecchiaia. Quella mai sì. Avute? No, pochissime cose, con qualche massaggio, qualche osteopata o cosa. Adesso parliamo di montagna, visto che abbiamo Marco. C'è stata la 43esima edizione della Firenze e Faenza. Ah no, questa l'ho già letta, scusatemi. Sto perdendo questa sera, sto proprio perdendo. Se ne accorge che sono più emozionato. Alla 13esima edizione della cronoscalata Fontana degli Alpini. Questo è il video girato e montato da Filippo Barazzuol. È una riedizione questa, è seconda tappa del circuito Vertical Sunset. 186 partecipanti, mica male, in questa riproposizione di una classica che si disputava, mi ricordo, sempre nel lunedì di Pasquetta, ma che nella formula serale ha riscosso un ottimo successo, come si evince dagli 186 partecipanti. Il percorso è quello storico, che da Porte raggiunge la Fontana degli Alpini dopo 1,8 km e 300 metri di dislivello, con i primi 700 metri di asfalto. A riconfermarsi è nuovamente il portacolori della podistica Val Vermenagna, Marco Moletto, che ferma il crono a 11,24, con il secondo posto di Paolo Bert, Valle Infernotto, a 29 secondi, e il promettente allievo Andrea Rostan, Atletica Saluzzo, con 32 secondi di ritardo da Moletto. Riconferma anche in campo femminile per i primi due gradini del podio, con la vittoria di Giulia Ogliaro dell'Atletica Pinerolo. È una ragazza interessante, mi riprometto di ospitarla a breve. Con il tempo di 15,22, staccata a 26 secondi al Marica del Gio Rivera e terza 35 secondi Monica Bruno Franco della Valle Infernotto. Dopo le prime due gare, i leader del circuito sono Marco Moletto al maschile e Giulia Ogliaro al femminile. Appuntamento a mercoledì 10 giugno per la terza tappa con l'inedita, la prima edizione, salita a Pertusel da Villarpellice. E ieri sempre a Biella si è corsa la Due Santuari, 398 classificati.
beh, una grande partecipazione, e vittoria di Alberto Mosca del Palzola davanti a Franchin Chiera del Base Running e Aldo De Ambrogi della Podistica Torino. Fra le donne vince Cristina Dosio del Gio Rivera davanti a Viviana Vellati del Candelo e Lara Giardino del Saluzzo. Ecco, Marco, ti volevo chiedere, questa è, mi pare proprio una gara fatta per te, se non fosse che... Una volta sarebbe stata fatta per me. Perché dici una volta? Ormai, una volta facevo dei buoni tempi, anche sul Monbarone avevo fatto dei buoni tempi, però ormai... acqua passata. Ma invece questo, però leggevo le classifiche del Monbarone, c'è sempre Salizzoni, il chirurgo, che fa solo quelle, cioè lunghe, e mi pare che Monbarone sia abbastanza dura. Sì. Tu l'hai già fatta diverse volte? Sì, io ho un tempo di 2,4 e 58, 57. Tu ritieni che l'età influisca molto, cioè consigli di non frequentare molto la montagna? No, io negli ultimi 20 anni ho perso 5 minuti sui 45 minuti di salita, quindi non sono pochi. Purtroppo o forse è anche declino. Di più adesso, io parlo di 3 anni fa e ho già perso quello. Quindi... è un declino, io ho calcolato che appunto. Si perdeva, 10-15 anni fa si perdeva 20 secondi a chilometro per anno. No. Adesso, no, di meno. Allora io avrei dovuto correre a 2 al minuto, adesso corro ancora a 4 chilometri. Mamma mia. Ho sotto, ho corso la... Allora se vieni in pianura vinci tranquillamente, correndo a 4, tanto lo dico io. Vabbè, tanto alla pianura a Marcolmo non interessa. Minutino di pubblicità, aspettateci. Ben ritrovati, quarta, ahimè, ultima parte di Piemonte in Corsa di mercoledì 3 giugno. Bene, prossime gare giovedì, domani 4 giugno, Saluzzo, 12ª edizione tra l'antica mura di 5 km, partenza alle 19.30, a Candia, 2ª edizione della Corsa del Lago, 8 km, Carignano, 4ª corsa non competitiva, strade ducali e sentieri del Po, 7 km, partenza 19.45, piazza San Giovanni. Guarene, 10º Memorial Luigi Boffa, non competitiva 8 km, Vercelli, 4ª via Francigena, 6 km, Alba, 3º giro del Tanaro, 10 km, partenza 9.30, domenica 7 giugno, ad Alpignano, Fan e Randi, 6 km, Mini Urban Trail, gli 11 km, ormai di moda, mettono tutto, dappertutto il trail, non competitivi però, partenza alle 9.15 dal Parco della Pace, a Candiolo, 16ª edizione della Corri per la Ricerca, presentata mercoledì scorso da Gianmarco Sala, 9 km, partenza alle 9 dall'Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo. Alice Superiore, 23º trofeo del comune, 10 km collinari. Robilante, prima edizione sui percorsi di Marco Olmo, ce l'ha presentata lui stesso nella prima parte della trasmissione. Poi c'è ancora mercoledì prossimo, in concomitanza con la nostra trasmissione, a Torino, la prima staffetta cross estivo 3x2, ritrovo la Pellerina presso Cascina Stella, partenza alle 20, un modo per ricordare lo scomparso Rocco Sicari, morto giovanissimo proprio durante una corsa lì alla Pellerina. Bene, Marco Olmo è famoso in tutto il mondo, ma è anche scrittore, perché sono stati pubblicati 2 libri, uno addirittura proprio con in pratica i tuoi pensieri, perciò è quello uscito nel 2012, se non sbaglio. Sì. Ed è intitolato Il Corridore, storia di una vita riscattata dallo sport. Comincerei proprio da quest'ultimo. Perché storia di una vita riscattata?
E come ho detto, che ho corso sempre partendo dalle ultime posizioni, quindi è un riscatto quello del correre per fare qualcosa, per uscire, perché nella corsa comunque non ci sono problemi, se sei primo, sei primo, sei ultimo, sei ultimo, non c'è discussione, non c'è. Magari sul lavoro, anche se fai il lavoro bene, c'è quello che si ruffiano o a me. Quindi la corsa è uno sfogo, una cosa di riscatto, di un po' per tutto. Non ci sono trucchi né scorciatoie, se non tagli. Ecco, ma questi c'erano in montagna, adesso si è persa questa abitudine. C'era anche in montagna. Sì, in montagna era proprio tipico di quelli che conoscevano di prendere e tagliare il sentiero, quello normalissimo. Lo facevano tutti, bastava seguire quelli del posto. Come giudichi tu uno che tagli? Ma sono quei piccoli tagli che poi ti ammazzi le gambe, non è che, insomma. Sì, che conviene seguire il tracciato regolare. Ecco, bisogna subito dire che è scritta a quattro mani con Gaia De Pascale. Come ti è venuta però in mente? Sei stato sollecitato da Gaia per... Sì, mi hanno cercato loro, hanno visto l'altro libro che aveva fatto Fagiani prima, Cristina Palomba di Ponte alle Grazie, gli hanno dato questo libro da leggere, ha detto noi potremmo farlo diversamente con una nostra collaboratrice. Ecco, allora È citiamo anche... venuto fuori bene, ha venduto e sta vendendo ancora Ecco, adesso. se dovesse qualche nostro telespettatore andarlo a comprare, dove lo trova? Da Feltrinelli si trova, o se no su Amazon in Ponte alle Grazie. Ecco, vi ricordo che il titolo è Il Corridore, l'editrice Adriano Salani, editore. Sì, Molto Ponte bene, allora alle ricordatelo. Grazie. Poi... Ricordatevi che non è un libro di tabelle, è un libro di una vita di una persona che si è messa a correre. Quindi se cercate tabelle comprate un altro libro. Devo dirti che il corridore agonista snobba le tabelle perché già lui che è un tecnico sa tutto, sanno Sì, tutto, ormai sono tutto di sanno tutto. tutto, è un po' come quello Ci che mi sono racconta tutti i personal trainer adesso. il nostro Non principale voglio sponsor. farmi dei nemici, No, ne ma ho no, già ma troppi. è una verità conosciuta da tutti. Il nostro principale sponsor Giannone dice che i clienti migliori per loro che vendono ovviamente dei prodotti sono coloro che non sanno nulla perché il podista evoluto cosiddetto va là, è lui che insegna, vuole insegnare a chi gli deve vendere una scarpa tecnica. Perciò, nel 2009 è stato pubblicato il primo tuo libro, Correre è un po' come volare. E questa è una frase così È una bella. frase che avevo detto a Elisabetta Caporale dopo una Marathon des Sables, che nella cosa ci sono tanti piccoli voli, una spiaccia del volo che era di volare. E Franco Faggiani ha voluto. Io volevo chiamarlo senza lasciare traccia, perché poi nel deserto corri, domani non c'è più traccia di quello che, di dove sei passato. Però lui mi ha detto che sapeva di thriller, di giallo, non andava bene. E è No, stato perché così. magari aveva paura di scoraggiare coloro Lo che so. avevano quella mezz'idea di andarci. Ecco, però tu rimpiangi qualcosa perché è chiaro, hai un fisico che è invidiabile, lo potete vedere solo così, intravedere perché il fisico che atletico è all'interno, perché la prestazione non te la dà lo scheletro, i muscoli che lo contorno, è la carburazione interna che distingue il Sì, una buona campione. parte sì. Ecco. Ma tu come la intendi la corsa, queste prestazioni? Con che allenamento ti approcci alla corsa, alla gara, alla manifestazione che ti sei ripromesso di fare? Che allenamenti fai? Niente di particolare, io non seguo tabelle, quindi non ci sono tabelle sui miei libri. Corro, se devo fare più di serie salita, faccio più di serie salita. Quando arrivo a casa dico ho fatto un bel giro, sono contento. Se avessi fatto 10 volte i 1000 sarei nauseato. Ecco, però uno che ha un fisico come il tuo, ripeto, con carburazione da campione e muscoli, non rimpiange di non aver frequentato la pista? Ma la pista bisogna frequentare da giovane, io da giovane andavo al pascolo alle mucche e andavo a aiutare i genitori, erano altri tempi. Io sono andato a scuola con i zoccoli. E Non però, mi vergogno neanche a dirlo. ma no, per carità, anzi, bisogna essere orgogliosi in questo.
in questo mondo. Quelli del paese potevano andare all'oratorio perché erano già un po' più privilegiati. Noi della campagna, quindi d'estate avevi un sacco di lavoro, ti mandavano a prendere questo, a prendere quello, aiutare questo, aiutare quello. Quindi erano altri tempi. Poi ho fatto camionista, ero appesantito un po' e ho letto che la corsa faceva bene, ho provato a coricchiare. Poi ho fatto sci di fondo alternando inverno e estate. Poi con lo sci di fondo mi sono rotto, sono più ti sei continuato. Rotto mentalmente? Mentalmente, perché non mi piaceva più l'ambiente, l'attrezzatura, troppo da snob, cara e cose. E adesso è diventato anche il trail, così. Purtroppo. No, non, purtroppo, guarda, bisogna, come si suol dire, bisogna va dove ti porta il cuore, e il tuo cuore lo si capisce da come parli e dal tuo sguardo bello pulito. Il tuo cuore porta nelle manifestazioni pulite. E guarda, tanto per chiudere questa bellissima trasmissione, che è un'ora volata veramente, e ti ringrazio moltissimo di essere venuto giù dalla Robilante questa sera e di averci fatto compagnia, aver fatto compagnia a tutti i nostri telespettatori, che voglio lasciare con un tuo filmato, una pillola di 3 minuti che racchiude l'essenza di Marco Olmo. Anzi, no, cosa mi fanno di più di 3 minuti? Benissimo. C'è Giovanni che mi sta facendo tutti i segni. Come? Ah, sì, purtroppo sì. Questa sera è una serata che dimentico le cose. Purtroppo è morto a 79 anni Luigi Caldano, presidente e anima dell'Associazione Sportiva Dilettantistica PAM Mondovì, che vediamo qui in foto. Un uomo di sport molto, molto amato. Vi lascio con Marco Olmo. Un peu d'altitude avec l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'une des courses pédestres les plus difficiles au monde. Il s'agit du Tour du Mont Blanc sur plus de 160 km, un effort quasi inimaginable. Les meilleurs se sont disputés la victoire, bien sûr, mais tous les concurrents se sont surtout battus contre eux-mêmes. Pensa que bello correre quando si fa sera. E certo che Marco lo sa. Mettiamo un monte alto. Marco a piedi tornerà. È come una danza, Marco è una vita che balla, mio padre non lo sa, Guglielmo non lo sa, Zirene non lo sa, che Marco a piedi se ne andrà. Correrà.
in collaborazione con Giannone Sport. Cause you knew where I'll be found when I come around.